Questi sono gli ingredienti per fare gli struffoli per 6 o 7 persone. Per fare l'impasto per gli struffoli occorrono 600 g di farina, in cui mescoleremo 2 cucchiaini di lievito per dolci, tipo lievito Pan degli Angeli, poi 5 uova intere, una tazzina di liquore strega oppure di limoncello, 50 g di burro, un pizzico di sale e un cucchiaio di zucchero, non colmo, anzi anche meno di un cucchiaio, perché poi il miele renderà i nostri struffoli già molto dolci. Invece per la decorazione occorre del miele, un semplice miele millefiori, senza nessun aroma. Altrimenti darebbe un carattere troppo deciso agli struffoli. Dei confettini colorati, della frutta candita, il succo di un paio di mandarini, un cucchiaio di zucchero. Iniziamo ad amalgamare gli ingredienti. Appena gli ingredienti saranno amalgamati, iniziamo a lavorare il composto, che alla fine dovrà avere la consistenza di una pasta all'uovo. E per vedere se l'impasto è perfetto, possiamo dare un taglio nell'impasto e dentro vedremo tutte piccole bollicine. Se vediamo queste bollicine, vuol dire che l'impasto è ok. L'impasto deve incorporare aria. Gli struffoli sono un dolce della tradizione classica napoletana e si fanno durante le feste natalizie. In tutte le case napoletane non mancano mai gli struffoli a Natale, perché sono un dolce che mette allegria, perché con tutte queste palline piccole, colorate poi con i confettini, abbiamo un'aria un po' di festa. Credo che siamo rimasti in pochi a fare gli struffoli a mano. Per la verità la differenza è enorme se si assaggiano quelli già fatti, preconfezionati, rispetto a questi qua fatti a mano. Anche perché quelli comprati sono pieni di lievito, per cui sono grossi e rigonfi, sono poco croccanti. Non è un dolce molto elaborato. Fin qui si è trattato soltanto di amalgamare gli ingredienti e ora sto impastando come si fa per una normale pasta all'uovo. È un po' più noioso da ora in avanti, perché ora dobbiamo tagliarli in pezzettini piccoli e friggerli. Per la frittura è necessario avere una padella con i bordi molto alti o addirittura una pentola, ma veramente molto alti, circa 40 centimetri, perché come avete visto ci sono le uova e le uova creano quella schiuma durante la frittura, per cui la schiuma sale, sale, sale e quindi poi esce fuori tutto l'olio. Impastando in questo modo, l'impasto assorbe un sacco di aria. Ecco, quando fa queste bolle vuol dire che è pronta. Lo mettiamo a riposare per lo meno mezz'ora se vogliamo continuare ora, altrimenti in frigorifero.
Facciamo cadere tutta la farina, altrimenti l'olio poi si sporca, si brucia. Attenzione alla schiuma che si forma. La schiuma si formerà nelle fritture successive, non all'inizio. E quindi ad un certo punto, se vogliamo fare molti struffoli, è indispensabile cambiare l'olio, perché la schiuma cresce sempre di più e poi fuoriesce dai bordi della pentola, anche se la pentola è altissima come questa. Bisogna cambiare l'olio per questo motivo e anche per avere degli struffoli fritti nell'olio pulito, perché poi altrimenti si scuriscono subito, mentre quando l'olio è pulito e all'inizio della frittura restano belli chiari. Lo struffolo deve essere color biscotto perché è cotto, non perché l'olio è sporco e quindi lo fa diventare subito bruno. Come si può vedere, durante la cottura gli struffoli che ho tagliato, che sembravano dei quadrettini, si arrotondano perché si gonfiano un po' e quindi prendono una forma più rotonda. Appena diventeranno color biscotto, li togliamo. Devono diventare color biscotto come questi che ho tolto già. Appena li togliamo dalla frittura, gli struffoli sono leggermente morbidi. Dopo pochi minuti invece diventeranno più croccanti. Ora, la morbidezza è data dalla quantità di lievito in polvere che mettiamo. La dose che io ho indicato nelle istruzioni è per uno struffolo abbastanza croccante ma non duro. Il miele deve essere un miele mille fiori, che non deve avere aromi particolari, cioè miele di castagno o altro, no. Un miele semplice, tipo un mille fiori. Aggiungiamo un po' di confettini di varia grandezza. Si potrebbero mettere anche quelli argentati, ma sono molto duri, quindi si rischia qualche dente. Gli struffoli li possiamo disporre sul piatto a montagna oppure come una ciambella. Avendo tempo si può fare un piatto di portata degli struffoli, si può fare come un croccante.
Quando li abbiamo decorati, così aggiungiamo un po' di miele e magari non tutto il miele a nostra disposizione, un po' teniamolo per la fine perché poi scende, tende sempre a scendere sul fondo del piatto. Quindi un po' prima di mangiarli facciamo un altro giro di miele. Ci vorrebbero anche degli altri confetti che si chiamano confetti cannellini, che sono un po' lunghi, assomigliano a un fagiolo, ai fagioli cannellini proprio, perché sono bianchi, allungati e dentro hanno un po' di un sapore di anice, un po' come tutti i confetti. Io non li metto perché sono molto duri e quindi è difficile mangiarli, sono più che altro per bellezza. Decoriamo con le ciliegie. Ecco il nostro piatto di struffoli per Natale.